Amici di Network Azzurra, buongiorno e bentrovati. Dunque, un flusso debolmente occidentale continua e continuerà a trasportare sulla nostra regione vari impulsi perturbati instabili che arrecheranno fasi piovose più o meno accentuate fin verso metà della prossima settimana. Ma naturalmente, da sabato a domenica, questo flusso, diciamo, occidentale lascerà anche spazio a una recrudescenza, di un freddo invernale che ci colpirà almeno a freno a martedì. Analizzando la giornata odierna, dopo le piogge dispensate con l'ultima perturbazione numero 8 di marzo, tra ieri sera e questa notte, la giornata piano piano tenderà a migliorare, portando una temporanea fase di stabilità con schiarite, diciamo, soleggiate nel pomeriggio, con temperature che guadagneranno ancora qualche grado e si porteranno nelle medie stagionali, qualcosina anche in più, intorno ai 14-15 gradi. Ma attenzione, perché naturalmente si tratta di un effimero miglioramento che lascerà spazio già nella giornata, nella mattinata di sabato, a un nuovo impulso perturbato con piogge moderate nella mattinata, un pochino più modeste nel pomeriggio, ma tutto sommato quindi ancora tempo perturbato. Questa situazione, come vi ho già detto, sarà sicuramente la base anche dei giorni, almeno fino alla fine del mese. Ma addentrandoci poi in quella che è la previsione del fine settimana, dove molti siti hanno appunto accusato questo buran, questo burian, questo vento, questo freddo, queste nevicate in pianura a tutti i livelli, invece vi posso dire che non si tratta altro che una recrudescenza invernale sospinta sempre da correnti retrograde artico-continentali della Russia, quindi un nuovo impulso geido che non entrerà probabilmente dalla porta della Bora, ma sfilerà più a nord delle Alpi e colpirà in maniera sicuramente più forte quanto è stata quella precedente, appunto, regioni e nazioni come la Francia, il Regno Unito, la Germania e quant'altro. Per ciò che riguarda l'Italia, ovviamente questa area riuscirà a penetrare parzialmente per la porta della Bora già la domenica, arrecando sicuramente un abbassamento di temperature nell'ordine di 7, 8, anche 10 gradi in alcuni casi, dispensando ulteriori piogge, ulteriori nevicate in montagna e probabilmente nevicate anche a quote collinari per domenica. Ma tutta questa aria fredda che scorre naturalmente nel bordo meridionale di un anticiclone scandinavo prenderà anche un'altra piega e probabilmente entrerà nel bacino mediterraneo la volta di lunedì martedì dalla porta occidentale, quindi avrà fatto un percorso che in qualche modo l'avrà leggermente mitigata. Ecco perché gli effetti non sono assolutamente paragonabili a quelli che sono stati il precedente raffreddamento di fine febbraio, che ha portato appunto le nevicate. Quindi ci attendiamo una fase instabile, perturbata e sicuramente molto fresca e ventosa da Bora, naturalmente, ma con effetti limitati, almeno in quanto a piovosità. Ovviamente vedremo un attimino come le cose andranno avanti nei prossimi giorni. Innanzitutto bisogna naturalmente stare attenti alle previsioni perché non possono mai essere certe con questo tipo di infiltrazioni, diciamo, artiche. Naturalmente però, spiegandoci chiaramente, questo colpo di coda, perché di questo si tratta invernale, avrà delle ripercussioni sicuramente almeno fino a fine mese. Questa è la primavera, mettiamocela in testa. Quindi buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao!